sono significative prese di posizione a favore di Opzione Donna da parte di numerosi comitati regionali e provinciali dell'INPS. È una richiesta di giustizia sociale quella che rivolgiamo al Governo, sorretta da semplici e buone ragioni, per evitare inutili contenziosi, per dare risposta a lavoratrici prive di tutela in questo momento, per liberare posti di lavoro per nuove assunzioni nel settore pubblico e privato, consentendo l'ingresso di nuove energie e competenze professionali e permettendo una positiva riorganizzazione dell'intera pubblica amministrazione, per lasciare alle persone la libertà di scegliere del loro futuro e della loro vita, in modo onesto, visto che le beneficiarie, a fronte dell'anticipo, rinunceranno ad una quota significativa della propria pensione. Ed è per questo che sollecitiamo con urgenza l'intervento del Governo. Grazie. È scritto a parlare l'onorevole Rampi, ne ha facoltà. Presidente, come la collega poco fa, come molte colleghe, qualche collega nei giorni scorsi, ho ritenuto anch'io di sollecitare in quest'Aula il Governo rispetto alla cosiddetta opzione donna. Credo che ci siano molte ragioni, di natura tecnica sicuramente, ma in realtà soprattutto di natura politica. Innanzitutto, con quella sperimentazione si cercò di riconoscere un fatto che riguarda in particolare le lavoratrici. Penso a tante donne italiane che oltre al loro lavoro ufficialmente riconosciuto svolgono nella vita una serie di altri lavori non riconosciuti, lavori di cura nella casa, dei figli, nella cura delle persone anziane. A queste donne, che molto spesso proprio per questa ragione non hanno raggiunto integralmente le possibilità contributive e retributive, è stata aperta una possibilità, un'opzione che riguarda una loro scelta individuale, rinunciare a qualche cosa di più che potrebbero forse un giorno avere per avere subito qualche cosa che ritengono di aver già maturato. Ma c'è una seconda ragione, Presidente, che riguarda un po' tutta la nostra attività. Vede, questo è uno di quei casi in cui il Parlamento fa una norma e poi dentro alle more dell'interpretazione di quella norma e magari in un mutato contesto e clima politico la norma viene di fatto modificata nel suo corso. Questo toglie credibilità e fiducia da parte dei cittadini alla politica. Per questa ragione io credo che il Governo debba intervenire e debba raccogliere le tante sollecitazioni in questo senso. Grazie. Grazie a lei. È scritto a parlare l'onorevole D'Ambrosio, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Solo per una rettifica molto semplice, nell'intervento nella seduta antimeridiana, parlando del rinvio a giudizio dell'ex Presidente della Regione Puglia, Vendola, parlavo del reato di disastro ambientale. In realtà il reato per il quale l'ex Presidente della Regione Puglia è stato rinviato a giudizio è quello di concussione aggravata. Quindi vorrei lasciare agli atti insomma questa modifica. Grazie Presidente. Molto bene, grazie onorevole D'Ambrosio. È iscritto a parlare onorevole Sorial, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Oggi abbiamo appreso che il Presidente del Consiglio Renzi augura buone feste ai parlamentari del PD attraverso una lettera in cui gli augura delle vacanze molto meritate, sì, meritate. Allora cogliamo l'occasione di augurare anche noi qualcosa ai deputati del